Buongiorno da Giovanni, benvenuto sul mio canale Dall'Otto Idea. Siamo la metà di gennaio del 2022, questo è il periodo migliore per andare a riprodurre il garofanino o il garofano, anche se il periodo migliore è quello autunnale, settembre-ottobre. Oggi noi andiamo a riprodurre in questa maniera. Dobbiamo andare a prelevare. Ora vi faccio vedere perché con una mano sto girando. Dobbiamo andare a prelevare quelli là che hanno fiorito. State vedendo? Qua c'è il fiore che già è seccato, quello che ha fiorito l'ultima volta. Andiamo a prelevare così, un po' legnose. State vedendo? Con un pochettino di legno. Va bene, ora io andrò a prendere un po' di talè. E poi vi faccio vedere come le vado a seminare. Ora noi che facciamo? Io utilizzo questi contenitori. Voi potete utilizzare anche dei contenitori, questi qua, dove ci sono messi gli ortaggi. Così. Questi qua potete utilizzare anche dei bicchieri. Per ora fate un buco, insomma, che l'acqua scende, no? Insomma, io utilizzo questi qua. Già ci sono i fori. Che faccio? Andrò a mettere un pochettino di terriccio, così con le mani, e terriccio normale con un pochettino di composto maturo, di composto stagionato. Se avete del terriccio universale potete utilizzare anche del terriccio universale. Insomma, io utilizzo sempre il terriccio del mio giardino, mischiato con un po' di compost. Così. Allora, andiamo a premere un pochettino, ma che si pressa un po' il terriccio. Va bene, allora io mi aiuto con questo puntarolo. A noi dobbiamo prendere, come ho detto poco fa, dobbiamo lasciare un pochettino di legno, così. Premere un po' e ancorare, diciamo, la talea. Questa qua già è stata tagliata. Dovete lasciare un mezzo centimetro di quasi di legno, così, in questo periodo, giusto? Che si può fare da gennaio. Così, pressiamo un pochettino, prendiamo altri, togliamo le foglie così e lasciamo un pochettino di legno, così. Sto vedendo. Pressiamo un po' nelle talee, poi ci mettiamo un pochettino altro un po' di coso di terriccio. Qua anche lasciamo un pochettino di legno, così, poco poco di legno. L'importante è che sia un pochettino curvata, che poi quando sarà il momento la dobbiamo mettere poi nei vasi più grandi. State vedendo? Di qua a qua è tutta legnosa, noi lasciamo un pochettino, poco poco, così. Dobbiamo pressare un po' più forte alla talea. Lo prendete così,
fate un buco, non in profondità, dovete lasciare quando un centimetro e mezzo, ma di che si forma poi le radici. Andiamo a mettere un pochettino di cenere, così. Va bene. Allora, ora andiamo a mettere un pochettino di acqua. Poco poco. Tanto quanto basta per aderire, diciamo, la talea con il terreno. Va bene, ora che facciamo? Ora lo mettiamo di un posto ombreggiato, no diretto al sole, eh? A sole no, ombreggiato. Anche se ci va dietro, davanti a una finestra, diciamo, che non c'è il sole diretto. Se vedete che è asciutto, però molta acqua non ne dovete buttare, cosa di poco. Se vedete che il terriccio è un pochettino asciutto, ne buttate un altro poco, ma cosa leggera, quando... diciamo quando un cucchiaio di questo qua di acqua, non dovete buttare molta acqua, il tema che le talee cominciano a radicare. Oggi vi faccio vedere la riuscita di attecchimento delle talee di Garofonino, quello che ho fatto il 15 di gennaio del 2022, perciò sono trascorse all'incirca 4 mesi abbondanti. Oggi siamo il 26 di maggio di 2022, perché sono passati 4 mesi e 11 giorni, quello che sia. Guardate, guardate la riuscita. Io ho aspettato tutto questo momento per il tempo, diciamo, in modo che per assicurarmi che le talee attivano meglio. Poi quando vedete che la talea sta dovendo fare il bocciolo, diciamo, che poi porto al Garofonino, significa che la pianta ha radicato 100%, perché a quest'ora, a quest'ora vedevate le piantine già erano morte, alcune non ce l'hanno fatta, saranno questa, 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 insomma c'è un 50% di attecchimento il garofano, cioè quando avevo seminato, quando ne avevo messo la dimora, perciò ne ho prese 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 su... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, perché qua non, non ne ho messe, perciò su 14 ne sono attecchiti 6. Sto vedendo già questo qua, ora piano piano comincia a fare i bocciolo, state vedendo che porta poi il Garofonino, state vedendo qua anche, quando lo vedete così significa che le talee sono attecchite. Ovviamente il terriccio e la terra, chiamiamolo terriccio o terra, quella di sempre del mio giardino immischiato con il compost, la dovete tenere sempre umido, a cielo aperto, al sole, così è. Va bene, ora vi faccio vedere che ne prendo uno, che prendo una talea e vi farò vedere anche il trapianto, che poi piano piano le vado a rinfasare, però vi faccio vedere il trapianto come lo faccio. Io sto utilizzando questi vasetti da 13 cm, così qui ha voglia di crescere anche 2 anni, dopo la possiamo lasciare anche 2 anni. Qua poi quando sarà, o perlomeno la prendiamo, o la possiamo mettere anche direttamente a dimora di un posto che noi vogliamo che cresce nel giardino, o nel lotto, quello che sia. O non vogliamo un altro vaso grande, le possiamo mettere di un vaso grande, le mettiamo all'incirca distanziati 15 cm, 20, e così poi il vaso si riempie piano piano. Insomma, io lo vado a fare per ora in questo vasetto, così vi farò vedere come vado a fare il trapianto. Allora, sempre utilizzo io sempre della terra e compost del mio giardino. Come andiamo a pressare un pochettino così. Ora con un cucchiaio prendiamo questo qua che è fuori, con un cucchiaio cerchiamo di allargare piano piano, già si sta cominciando a togliere
con cucchiaio andiamo a fare così, vedendo. E già è uscito già il panetto con tutte le radici, state vedendo? Guardate, vi farò vedere anche, guardate, piano piano senza rompere le radici, state vedendo? Già ci sono tutte le radici che la talea gli ha dato a buon fine. E queste sono tutte le radici, state vedendo? Tutte le radici della talea. Ora prendiamo come si trova, così, e la mettiamo qua. Andiamo a prendere un altro po' di terra, il giardino, sempre. Alziamo un pochettino la pianta, la talea, ora è pianta, prima era talea, e pressiamo un pochettino così. Questo ora le vado a fare, andiamo a prendere un po' di acqua, a buttare un po' di acqua così, piano piano. E ora la cosa importante, come dico sempre, quando si va a trepiantare una pianta, andiamo a rompere le radici. Così questa pianta come si trova la dobbiamo mettere all'ombra, non al sole, all'ombra per 2-3 giorni, in modo che quando piano piano si rianima, e poi la mettiamo al sole, in pieno sole, e li buttiamo. Ovviamente l'acqua non ci deve mancare, no, qua in tutte le piante. Ora comincia a fare caldo, state vedendo? Ora vi faccio vedere anche un'altra cosa. Ora vado a prendere questa qua. Io ho utilizzato questi qua, come potete utilizzare anche dei vasetti piccolini, non è importante. Stai vedendo come si sono formate tutte le radici della piantina, stai vedendo? Ora questa qua io ora le vado a mettere un po' di un vaso più grande, in modo che quando crescono si forma, diciamo, un cuscino. Allora, vi ho fatto vedere come ho fatto le talee del garofonino, può essere anche del garofono, e come le ho fatte, state vedendo? Questo è il risultato dell'attecchimento. Ora sta facendo il bocciolo che poi porterà al garofanino, e poi piano piano la pianta cresce e poi emetterà di nuovo germogli che portano sempre il garofano. Purtroppo dovete aspettare, se sono assente sul mio canale non carico video, perché siccome faccio questi video e faccio completi, perché non posso fare prima la semina, poi quando sarà il momento, tipo come ora, faccio un altro video, lo faccio completi, perché dovete avere un pochettino di pazienza quando carico un video, perché ho diversi video in fase di montaggio e sto aspettando tutti i risultati. Ho fatto anche molte maggotte di piante da frutto, spero che vanno a buon fine, così verso novembre, dicembre li andrò a prelevare, e le maggotte farò, concludo il video e farò vedere il risultato, quando ho fatto e il risultato. Va bene, detto questo, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, della moltiplicazione del garofano o garofonino, quello che sia. E se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni, da Lotte Idea, ci vediamo al prossimo video, ciao!